voluto come primo obiettivo per reprimere le lotte sociali e i dissensi che in questa città hanno origini ventennali, con i movimenti dei disoccupati di lotta per il lavoro, che in questa città da anni si battono per una conquista e non solo per i propri iscritti, e per portare avanti un discorso occupazionale che molte volte viene sempre portato indietro dai governi sia di centrodestra che di centrosinistra, una politica del mezzogiorno che non è mai partita, qualsiasi governo sia stato al potere. L'unica cosa che abbiamo visto in questi anni è stato sempre un impoverimento da parte della classe operaia, e questo 1° maggio, stamattina, con la manifestazione dei confederali, credo che sia stato uno degli ultimi 1° maggi che non ha niente da festeggiare. Si stanno perdendo quelle conquiste che con anni e anni di sacrifici e di lotta sono stati fatti dai lavoratori. Ecco, anche questi sacrifici oggi ci vengono depredati da questi governi che non hanno nessuna intenzione di portare un modello di democrazia. La democrazia che stanno portando avanti è quello di dare avviso orale ai disoccupati, ai lavoratori. Addirittura negli ultimi provvedimenti ci chiedono anche l'uso dei telefonini, ci vogliono far pagare una crisi che hanno creato loro, e poi danno appalti e appalticini all'impregino, danno gli appalti alla Romeo, la Romeo che ancora oggi viene pagata dal comune per fare dei lavori nelle strutture, nei palazzi, che tutto hanno al di fuori, diciamo, che un aspetto, diciamo, io per come la vedo è un aspetto solo di estorsione. Questi signori fanno dell'estorsione, il comune paga delle tangenti a questi signori, sono tangenti vere e proprie. La gente non riesce a sopravvivere, non ha l'abitazione, non ha un lavoro, paga la crisi. Noi pensiamo che in questa città l'unico modello di democrazia che è rimasto, l'unico modello di dissenso è quello che viene dal basso, quello che viene dai centri sociali, quello che viene dai movimenti di lotta. Credo che oggi noi più che mai abbiamo bisogno di unirci e di unirci e di fare un'opposizione seria, un'opposizione dal basso, non con i partiti cosiddetti di sinistra, non con i partiti cosiddetti di centrosinistra, ma un'opposizione reale, fatta di gente, fatta di comitati, fatta di centri sociali e di movimenti. L'unica alternativa che abbiamo, cari compagni, è la lotta. Dobbiamo difendere le conquiste che i nostri compagni in anni e anni di sacrifici hanno conquistato. Noi facciamo parte anche di un progetto cosiddetto Progetto Isola. Siamo ultraformati per fare attività ambientale, per fare la raccolta differenziata. Ecco, anche questo ci viene vietato in questa città. Non si fa la raccolta differenziata, non si fanno le bonifiche, si fanno solo clientelismi e affarismi. Noi pensiamo che questo modello è un modello che va abrogato, è un modello che non appartiene alle masse popolari, non appartiene ai movimenti di lotta. È possibile un mondo migliore, è possibile dare un'opposizione da basso, è possibile cacciare il governo Berlusconi, è possibile fare una lotta seria. Se questa città ha tradizioni di resistenza, se questa città ha tradizioni di movimenti di lotta, bene, io credo che questo è l'unico dissenso, è l'unica opposizione reale. I cittadini di questa città devono prendere sul serio il modello di opposizione che viene fatto dai movimenti sociali. È l'unica alternativa, se no l'alternativa che ci rimane è di vedere Berlusconi per un altri 4 anni che ci sorride e ci conta tutti i giorni le favole. Lui parla di un modello di democrazia, è tanto democratico che la sua moglie lo può anche criticare, può dire dei pareri rispetto a quello che pensa di lui. Bene, noi prendiamo molto volentieri questo modello di democrazia, però non vediamo che l'ha adottato a Chiaiano,
dove i cittadini di Chiaiano si sono battuti per non avere una discarica che, oltre a fare uno scempio ambientale, ha anche comunque costituito un pericolo per la salute di tutti noi napoletani. Noi pensiamo che quel modello di democrazia non è stato adottato, non è stato adottato per gli operai della Fiat, non è adottato per i disoccupati. Quindi noi pensiamo che è ora di svegliarci e di dare tutti quanti un contributo alla lotta per cambiare le cose seriamente. Grazie compagni. Antonio Musella, del presidio contro la discarica di Chiaiano. Buonasera e grazie a tutti. Noi ringraziamo per l'ospitalità che ci viene data questa sera su questo palco, per ricordare che la lotta di Chiaiano è ancora in vita. Proprio un anno fa, in questi giorni, cominciavano le barricate, i blocchi, un'insorgenza sociale vera di una parte di questa città, l'area nord di Napoli, contro l'ennesimo scempio ambientale. Dopo un anno noi siamo ancora sulle strade, il presidio permanente contro la discarica di Chiaiano e Marano è ancora vivo e lotta e ha costruito in un anno una straordinaria esperienza di democrazia e partecipazione, un modo nuovo di intendere le lotte in questo paese, un esempio per tanti, e oggi Chiaiano viene portato ad esempio, così come Dal Molin a Vicenza, come una nuova pratica per combattere lo scempio ambientale, la distruzione del territorio. Il governo Berlusconi ha schierato a Chiaiano l'esercito, una militarizzazione impressionante, migliaia e migliaia di poliziotti per difendere i profitti di pochi, gli inceneritoristi e coloro che costruiscono le discariche e i diritti di molti, le centinaia di migliaia di cittadini di quella zona che hanno dimostrato che discariche e inceneritori non risolvono il problema dei rifiuti, ma solo la differenziata può permetterci davvero di uscire dall'emergenza. Dopo un anno, nonostante lo schieramento di esercito e polizia che il governo Berlusconi ha impiantato nell'area nord di Napoli, noi continuiamo a resistere. Lo slogan che ha caratterizzato la nostra lotta dice che la gente come noi non molla mai. E siamo convinti che in tanti in questa città, in questa regione ed in tutto il paese non mollano, non si arrendono all'autoritarismo di questo governo, non si arrendono alle scelte scellerate fatte sulla testa dei cittadini, non si arrendono alla militarizzazione, non si arrendono nel difendere il territorio, la salute e i diritti di tutti. Chiaiano rilancia in avanti, promuovendo un nuovo ciclo di mobilitazioni per difendere la democrazia, per difendere l'agibilità politica dei movimenti e per difendere il nostro territorio. La gente come noi, davvero, non molla mai. Grazie a tutti. Grazie. Vorrei sul palco Vuoti Roxy, CGL.